oggi facciamo un'applicazione del principio dei lavori virtuali per risolvere le strutture iperstatiche. Ok? Supponiamo di voler risolvere questo problema. Come abbiamo detto, si iscrive la struttura, si scrivono i carichi esterni, si sostituiscono i vincoli con le reazioni vincolari erogabili. Il bilancio delle forze nella direzione, in due direzioni indipendenti, ad esempio in quella orizzontale, in quella verticale, se L è la lunghezza della trave. Si scrive il bilancio dei momenti, ad esempio posizionando il polo nell'incastro, possiamo vedere che D per L meno C uguale ad 1/2 D per L al quadrato. Ok? Poi lo si risolve. E qui troviamo che A uguale a 0, quindi questo lo possiamo togliere. Poi troviamo ad esempio che B è uguale, al posto di B possiamo scrivere PL meno D, e al posto di C possiamo scrivere DL meno PL 4/2. E quindi ci accorgiamo che per ogni valore di D la struttura è in equilibrio. Siccome D è un numero reale, esistono infinito alla 1 soluzioni. Quale di queste soluzioni è quella che dobbiamo prendere? Per sapere quale di queste è quella giusta, dobbiamo dire qualcosa del materiale e sulla sua deformabilità. E quindi applicare ad esempio il principio dei lavori virtuali. E come facciamo ad applicare il principio dei lavori virtuali? Utilizziamo innanzitutto il principio di sovrapposizione degli effetti, e quindi riproduciamo questo che è il problema iniziale come somma di due problemi. Un problema zero definito quando l'incognita iperstatica è nulla, quando l'incognita iperstatica è nulla, quindi quando D è uguale a 0, prendiamo il problema iniziale, poniamo D uguale a 0 e troviamo il problema 0. Un problema 1 definito come definito annullando le forze esterne ed imponendo l'incognita iperstatica pari a 1. Quindi annullando le forze esterne vuol dire P uguale a 0 e D uguale a 1. Quindi quello che troviamo è questo è uguale a L, questo è 1 verso il basso,
e un 1 verso l'alto. Questo è definito problema 1. Allora, dal principio di sovrapposizione degli effetti osserviamo che il problema iniziale è uguale al problema 0 più d volte il problema 1. Perché, ad esempio, quanto vale la coppia? Vale quello del problema 0 più d volte quello del problema 1, e ce la troviamo qui. Quanto valgono i carichi esterni? Quelli del problema 0 più d volte quello del problema 1. Quanto vale la forza dell'incastro? Quello del problema 0 più d volte quello del problema 1. Quanto vale la forza del carrello? Quello del problema 0 più d volte quello del problema 1. E quindi ritroviamo il problema iniziale. Fino a qui non abbiamo fatto nulla, abbiamo semplicemente scomposto un problema di cui non sappiamo la soluzione, il problema iniziale, perché ne abbiamo infinite, nella sovrapposizione di due problemi, un problema 0 e un problema 1. La particolarità di questi due problemi è che sono risolti, perché qui non ci sono incognite, però si pone sempre il problema di trovare l'incognita D. E questo si può fare applicando il principio dei lavori virtuali. Il principio dei lavori virtuali che si applica al problema 1, questo problema qui, di lavori virtuali che è valido per ogni spostamento e deformazione virtuale, e quindi per ogni spostamento e deformazione compatibile con i vincoli del problema 1, e noi fra i vari spostamenti e deformazioni ci andiamo a scegliere quelli del problema iniziale. E quindi scriviamo che il lavoro delle forze esterne è uguale al lavoro delle forze interne. Il lavoro delle forze esterne è il lavoro di queste tre, di queste tre uniche azioni esterne, due forze e una coppia. E vediamo che questa forza fa lavoro sullo spostamento di questo punto, sullo spostamento verticale di questo punto, ma ricordando il diagramma del problema iniziale, troviamo che lo spostamento verticale di questo punto è nullo, quindi il lavoro di questa forza sullo spostamento verticale di questo punto è nullo. Stessa cosa per il lavoro di questa forza, perché lo spostamento di questo incastro è nullo. Stessa cosa per il lavoro di questa coppia, perché la rotazione della sezione che agisce sull'incastro è nulla. Questo è un risultato che deriva da come abbiamo costruito i problemi 0, il problema 0 e il problema 1. Non sempre questo risultato è vero, non sempre il lavoro delle forze esterne è nullo. Abbiamo visto l'altra volta, ad esempio, che per il calcolo di spostamenti il lavoro delle forze esterne non era nullo, ma era proprio lo spostamento del problema isostatico che stavamo analizzando. Inoltre, se ci sono delle molle, se ci sono dei cedimenti, questa nullità del lavoro delle forze esterne non è soddisfatta, e quindi va sempre calcolata, va sempre, il lavoro delle forze esterne va sempre calcolato problema per ogni problema, e poi eventualmente scrivere 0 se questo risultato è 0. Ora, che il lavoro delle forze esterne sia nullo è un dato. Questo, dal principio dei lavori virtuali, il principio dei lavori virtuali ci dice che è uguale al lavoro delle forze interne. Il lavoro delle forze interne, allora, a che cosa è uguale? Questo lo possiamo scrivere qui.
dato dall'integrale sulla struttura di la n del problema 1, perché stiamo calcolando il lavoro delle forze interne del problema 1 per le deformazioni del problema iniziale, quindi epsilon del problema iniziale più t del problema 1 per la gamma del problema iniziale più m del problema 1 per la deformazione del problema, per la deformazione flessionale del problema iniziale. Ora, noi sappiamo anche che questo possiamo a questo punto togliere. Sappiamo anche che la deformazione del problema iniziale è data da una deformazione meccanica e una deformazione termica. In questo caso la deformazione meccanica non c'è. Scusate, la deformazione termica non c'è. Rimane la deformazione meccanica. Quindi questo integrale, cioè il lavoro delle forze interne, è uguale all'integrale, diciamo, fra 0 ed L di N1 per W'. W' è uguale a la N del problema iniziale diviso Kn più la T1 per gamma con I, che è uguale alla T del problema iniziale diviso K con T più M1 che moltiplica la M del problema iniziale diviso Km. Poi dal principio di sovrapposizione degli effetti abbiamo che la M del problema iniziale è uguale a N0 più D volte N1, stessa cosa per la T e per la M. Quindi T0 più D volte T1, M0 più D volte M1. Poi ricordiamo che KT, se la trave è indeformabile al taglio, va infinito, di conseguenza il contributo del taglio al lavoro delle forze interne è trascurabile e quindi lo annulliamo. E quindi questa è la formula che noi abbiamo in quasi tutti problemi per il lavoro delle forze interne. Nel nostro caso particolare, inoltre, osserviamo che la n del problema 1 è 0 da questo diagramma e quindi questo se ne va e rimane m1 che moltiplica m0 più di volte m1 diviso Kn. Quindi va calcolato essenzialmente il diagramma dei momenti dei due problemi. Ma il diagramma dei momenti del problema 1 è questo, è una retta perché non ci sono carichi distribuiti, quindi il taglio è costante. Se il taglio è costante, il momento è lineare. A destra il momento è nullo, a sinistra il momento vale L, con le fibre tese verso il basso, quindi il diagramma non può che essere questo. Per quanto riguarda invece il problema 0, avete che se abbiamo una distribuzione delle forze costante, quindi il taglio è lineare e quindi il momento è parabolico. Inoltre il taglio qui vale 0, quindi qui la tangente del momento flettente è nulla, qui il momento vale PL quadro con le fibre tese verso l'alto e la tangente invece è più grande perché qui il taglio vale PL e quindi il diagramma è questo. Dove qui dobbiamo scrivere PL quadro mezzi, scusate qui ho sbagliato, questa è la PL quadro mezzi, se vi ricordate, e qui M in M1, questo tag, questo momento vale L. E quindi da questi diagrammi si evince facilmente che M0 è pari a P per S al quadrato se
scegliete una cista con due linee che va da destra verso sinistra, e M1 vale S, perché sempre con questa cista, la stessa cista con due linee, in 0 vale 0 e in S vale L. Poi, siccome le fibre tese sono nel problema 0 verso l'alto e nel problema 1 verso il basso, questi, i due segni devono essere discordi, e quindi ad esempio scegliamo che M0 valga meno PS4 mezzi ancora una volta. A questo punto il lavoro delle forze interne si trova subito, perché è uguale a 1 su Km, che va fuori dal segno di unione integrale se la rave è omogenea, per l'integrale tra 0 ed L di M1, e M1 vale S, che moltiplica M0, che vale meno PS al quadrato mezzi, più D volte M1, cioè più D per S in DS. Il tutto uguale a 0. Quindi da qui troviamo che possiamo moltiplicare ambo i membri per Kn e fare questo integrale. Qui abbiamo meno t mezzi, che va fuori dal segno di 1 di integrale, l'integrale di S cubo è L alla quarta quarti più D volte, che può uscire dal segno di integrale, per l'integrale di S quadro, che vale L al cubo terzi. Se questo deve essere uguale a 0, questi due sono uguali. E quindi L al cubo, se ne va con questo 3, va qui, da cui otteniamo che D è uguale a 3 ottavi P per L. Significa che il vostro problema, che vi ricordo era questo, la soluzione era che la soluzione del problema iniziale, la soluzione era, ricordate che qui c'era D, qui che cosa c'era? C'era P per L meno D. Poi c'era una coppia, quant'era la coppia qui? DL meno PL al quadrato. DL meno PL al quadrato con questo verso? Sì. Meno PL 4 mezzi. E basta. E poi c'era ovviamente il carico distribuito. Magari questo lo scriviamo qui. L meno P per L al quadrato mezzi, e poi c'era il carico distribuito. Delle infinite soluzioni di questo problema iniziale, cioè dobbiamo scegliere quella con D uguale a 3 ottavi P per L. Quindi qua abbiamo 3 ottavi P per L, qui abbiamo 1 meno 3 ottavi, ovvero 5 ottavi P per L. E qui abbiamo 3 ottavi per L al quadrato meno un mezzo, quindi 4 ottavi meno 3 ottavi meno 4 ottavi fa meno un ottavo. Scusate, D per L meno P per L al quadrato mezzi, e quindi 3 ottavi meno 4 ottavi, sì, dovrebbe essere così. Quindi vedete che un carico distribuito si ripartisce, se qui c'è un incastro si ripartisce più qui che qui, perché qui, diciamo, vi concedete di ruotare, è più libero,
mentre qui, essendo più forzato, la forza deve essere più grande a livello intuitivo. Oh, che cosa succede ora se al posto di un incastro noi abbiamo una cerniera con una molla rotazionale? Beh, quello che succede è che il problema iniziale è assolutamente identico a prima. Quindi, analogamente, vi potete scrivere un problema 0 più di volte un problema 1. E questi problemi 0 e 1 ve li potete costruire esattamente come prima. Di conseguenza, i diagrammi delle azioni di contatto per i problemi 0 e 1 saranno esattamente gli stessi. Cambierà semplicemente il lavoro, delle forze esterne, perché quando andate a fare lavoro delle forze esterne uguale al lavoro delle forze interne, il lavoro delle forze esterne a che cosa è uguale? È uguale al lavoro delle forze esterne del problema 1, che vi ricordo era questo, per le deformazioni del problema iniziale. Allora, vedete che questa forza non fa lavoro perché il carrello per definizione non si sposta verticalmente, questa forza non fa lavoro perché la cerniera non si sposta verticalmente, questa coppia può fare un lavoro perché a questo punto prima avevamo un incastro, quindi la sezione non ruotava, adesso abbiamo una molla rotazionale e quindi può avere uno spostamento, e quindi è il lavoro delle forze esterne che cambia. Il lavoro delle forze interne rimane sempre lo stesso, che è uguale a 3 ottavi pi per L, 3 ottavi pi per L omega alla quarta meno di volte L al cubo terzi. Questo rimane come lavoro delle forze interne. Ma cambia il lavoro delle forze esterne, perché questo lavoro è uguale a che cosa? È uguale a L, vedete, L è verso il basso, se noi assumiamo positivi i versi uscenti, questo momento è uguale a meno L, che moltiplica le rotazioni teta del problema iniziale. Ma naturalmente se io dico che i momenti sono positivi nel verso uscente, anche le rotazioni sono positive nel verso uscente, quindi questo teta così sarà positivo nel verso uscente. Ora il problema è trovare queste rotazioni, ma il problema è risolto semplicemente dalla definizione di questo oggetto di molla rotazionale. La definizione di quell'oggetto scaturisce dalla sua equazione costitutiva, che vi dice che il momento, diciamo, della molla sulla struttura è sempre pari a meno kr per la rotazione. Se questo è vero nel problema iniziale, allora devo scrivere il momento della molla sulla struttura del problema iniziale pari a meno kr teta del problema iniziale. Ma il momento della molla sulla struttura del problema iniziale sarà dato da quello del problema 0 più di volte quello del problema 1. Ma quello del problema 0 a che cosa era uguale? Vi ricordate che il problema 0 si risolveva in questo modo. Qua c'era P,
qua c'è la PL, qua c'è la PL quadro mezzi, mentre il problema 1 lo riscrivo qui sotto, anche se l'avevo già scritto lì, era questo L. E quindi il momento della molla sulla struttura per il problema iniziale è uguale al momento della molla sulla struttura per il problema 0, che è pari a PL quadro mezzi, quindi pari a PL quadro diviso 2, più di volte il momento della molla sulla struttura del problema 1, che è questo, che è meno L. E quindi cambiate segno e mettete L. E quindi otteniamo che il lavoro delle forze esterne a che cosa è uguale? È uguale a meno L che moltiplica teta del problema iniziale. Ma teta del problema iniziale a che cosa è uguale? A meno questo oggetto diviso kr. E quindi, se volete, dividete per kr e riscrivete questo oggetto, cioè PL quadro mezzi meno D per L. E quindi la prima aveva dato un'equazione del tipo 3 ottavi, aveva l'equazione 3 ottavi che è alla quarta meno D al cubo terzo uguale a 0. Adesso invece avete sempre 3 ottavi che è alla quarta meno D al cubo terzi, ma non è più uguale a 0, ma è L su kr che moltiplica PL al quadro diviso 2 meno D per L. Quindi cambiate l'equazione. È chiaro che se la molla rotazionale è abbastanza dura da essere paragonabile a quella dell'incastro, cioè kr è molto grande, questo oggetto diventa a 0 e quindi ritrovate l'equazione di prima con la conseguente risultato per D di prima. Un conseguente risultato. Se invece kr non è abbastanza grande ma è abbastanza piccolo, a questo punto questa equazione cambia. Vabbè, uno si può divertire a trovare questo risultato e fare delle considerazioni. E qui che cosa abbiamo? Possiamo dire 3 ottavi pi per L alla quarta, che poi possiamo sottrarre pi per L al cubo diviso 2 kr, che l'abbiamo messo a sinistra tutto quello senza D, uguale a D che moltiplica L al cubo terzi meno L alla seconda diviso kr. E quindi possiamo, ma però c'è qualcosa che non mi torna. D si misura in D per L, questo KR. Ah no, scusate, qui io avevo tolto il KM. Il lavoro delle forze interne non era questo, ma era questo diviso KM. Se andate a rivedere, è vero? E quindi quando andate a vedere qua, questo è diviso KM e invece la parte in L cubo terzi è diviso 3 KM. Quindi dividendo per L alla seconda abbiamo questo L alla seconda, questo non c'è,
questo L e questo non c'è, diventa 1. E quindi la soluzione per D è uguale a, facendo il minimo comune multiplo, abbiamo sopra 8 KM KR, qua fa KR, quindi 3. Però mi conviene, vabbè, non abbiamo fatto così, quindi 3 T per L alla seconda per KR meno, fa diventa 4 KM T per L sopra, e sotto 3 KM KR, visto questo fa KR, quindi L KR meno 3KM. Quindi portando questo sotto, ad esempio sopra, e ribaltando, qui avete 3KM KR sopra e sotto LKR meno 3 volte KM. Quindi questa parte sotto può essere tolta. KM KR se ne va con quest'altro, e quindi questa D a che cosa è uguale? È uguale, allora T per L con quel 3 può essere messo a fattore, e così possiamo mettere sopra 3 L KR meno 4 KM, che T per L l'abbiamo messo qui, e sotto rimane L KR meno 3 KM. Vedete, se KR all'infinito non mi torna il risultato, okay. È stato un errore, ho fatto degli errori qua, perché se KR va all'infinito D valeva 3 ottavi, vero? Invece qui ci viene 9 per L al quadrato, non è possibile. Probabilmente ho ripreso male il lavoro delle forze interne dell'altro problema. Non l'avete verificato? Dobbiamo rifarlo. Vedete che se io questi conti vanno anche controllati, no? È chiaro che se KR va all'infinito, io devo riottenere lo stesso risultato di prima. Se KR va all'infinito, questi due si non ci sono più, diventano trascurabili, e qua otteniamo KR pure se ne va, L se ne va, e rimane 3TL alla quarta, 9TL alla quarta, alla seconda, cosa che invece non è giusta. Ma sì, è uno stato sotto comunque, però non viene lo stesso. Ah, questo di 8 qui? Sì, però non è lo stesso. No, doveva essere un ottavo invece di 3 ottavi. Ah, 3 ottavi qua. No, tutto. Però questo 3 c'è, rimane 3 qua. Mi sa di no. Cioè, vabbè, bisogna rifare. Che prima l'integrale era S aperta parentesi PS quattro mezzi. Vabbè, non ci vale niente a rifarlo. Allora, rifacciamo il lavoro delle forze interne. Il lavoro delle forze interne, mi ridettate il lavoro delle forze interne
quello vero, quello che abbiamo fatto l'altra volta, quello che abbiamo fatto nella prima parte. Primo esercizio. 1 su Km integrale S, aperta parentesi, 1, sì, meno PS 4 mezzi più I per S. No, più D per S. Sì, più D per S. Ah, ho capito, D per S, più D per S, ok. Questo in DS che va da 0 a L, giusto? E quindi questo integrale fa 1 su Km che moltiplica meno pi mezzi per S al cubo, integrato, fa L alla quarta quarti, e poi più D per l'integrale di S alla seconda, che è L al cubo terzi. E quindi questo integrale fa... possiamo farlo così, sotto 8 km e sopra, poi ci mettiamo anche un L al cubo, quindi 8 km diviso 8 km fa 1, e quindi meno I per L più è 24 km, 8 per 3 fa 24, quindi questo diviso F fa 3, quindi meno 3 pi per L più 8 D più 8 D, va bene? Mi controllate un attimino? È giusto? Sì. Meno 3 pi per L più 8 D, perché L al cubo sta là. Quindi questo era il lavoro delle forze interne. Ed è chiaro che se il lavoro delle forze esterne è 0, questo se ne va e D fa 3 ottavi pi per L. Ok? Mentre il lavoro delle forze esterne è dato da questo, momento, che vale meno L, per la rotazione del problema iniziale, ma il momento della molla sulla struttura del problema iniziale abbiamo detto che è pari al momento della molla sulla struttura del problema 0 più D volte il momento della molla sulla struttura del problema 1. Ma se questo è il problema 1 e il problema 0 invece è quest'altro, il momento della molla sulla struttura del problema 0 vale I per L quadro mezzi più D volte il momento della molla sulla struttura del problema 1, che vale meno L. Meno L. Questo è il momento della molla sulla struttura del problema iniziale. Ma questo a che cosa è uguale? È uguale a meno L per la rotazione del problema iniziale, che siccome questo momento della molla sulla struttura del problema iniziale è pari a meno KR per theta del problema iniziale, dall'equazione costitutiva della molla, al posto di theta iniziale lo dovete sostituire con meno, quindi più momento della molla sulla struttura del problema iniziale diviso K con R, quindi pari a L su K con R, che moltiplica I L alla seconda diviso 2 meno D per L. È giusto?
e quindi questi due devono essere uguali. Ma se questi due devono essere uguali, allora mi conviene fare qua il minimo comune multiplo prima di tutto, e quindi dire che questo minimo comune multiplo è 2kr, e quindi qua sopra ho p per l al cubo, e qui invece che cosa ho? Diviso 2kr diviso kr fa 2, quindi meno 2 volte d per l alla seconda. Ok? E quindi se questi due sono uguali, il lavoro delle forze esterne deve essere uguale a questo qui, è il lavoro delle forze esterne, meno questo che è uguale a quello che è il lavoro delle forze interne, otteniamo che questi due sono uguali. E quindi come mi conviene agire? Va bene, faccio metto quello i per l al cubo meno 2d l alla seconda, lo divido per quell'altro, quindi meno, ah però la d non mi conviene, mi conviene invece che io voglio avere la funzione di d, quindi se voglio questa cosa mi conviene fare così, mi conviene dire che quello è cosa uguale a p l al cubo diviso 2 kr meno d che moltiplica l alla seconda diviso kr, sto rifacendo questo, e questo è uguale a meno 3PL alla quarta diviso 24 KM. E poi ancora più L al cubo diviso 24 km per d. Ok? Scusate, ho fatto minimo e multiplo, ho impacchettato cose che potevano essere benissimo considerate. E quindi abbiamo che d che moltiplica, che me lo lascio qui, 8 diviso 24 fa un terzo, quindi L al cubo diviso 3KM, L al cubo diviso 3KM più L alla seconda diviso KR uguale quello che rimane dall'altra parte, cioè P per L al cubo diviso 2 KR più I per L alla quarta diviso 8 KM. Sarei sbagliato un'altra volta? No, perché se KR va lì fino, dovrebbe essere giusto. C'è uno sbaglio di errori? No, non ci stanno errori. Non ci sono errori. Quindi qui che cosa succede? Succede che D è uguale a questo che ha come minimo comune multiplo 8kmkr sotto e sopra 4km
anzi no, prima di farlo però qui conviene dividere per L alla seconda, quindi qua non c'è, qua diventa 1, qua non c'è e qua diventa L alla seconda. E quindi D che moltiplica, D è uguale a tutto questo, che ancora una volta D è uguale a che cosa? A P per L che moltiplica. Allora, sopra abbiamo 1 su 2KR più L su 8KM, quindi il mio buono multiplo è 8KMKR diviso questo fa 4KM, se moltiplica 1 rimane 4KM, più quello diviso quello fa KR, quindi più KR per L sopra. E sotto invece abbiamo che il minimo comune multiplo è 3KMKR e sotto e sopra abbiamo KR, quindi L KR più 3KM. A questo punto se io questo lo ribalto, abbiamo sempre PL, abbiamo che sopra è 4KM più KR per L e sotto abbiamo 3KM più KR per L e poi invece questo che rimane 3 ottavi. Possiamo scrivere così. 3 ottavi, da cui si evince che vedete che se KR è molto grande, sì. Se KR è molto grande, soltanto questa parte, soltanto questi due addendi sono prevalgono. E quindi KR, quindi se KR va all'infinito questa frazione va 1, se questa frazione va 1 ritrovate che deve fare 3 ottavi più per L. Se invece non abbiamo KR, questa è l'altra cosa che volevo far vedere, se invece KR va a 0 il limite di questa frazione per KR che va a 0 fa 4 terzi. Ma vedete che a questo punto se voi fate il limite per KR che va a 0 di D, questa che cosa è uguale? È uguale a 3 ottavi P per L che moltiplica il limite di questa frazione per KR che va a 0, che è pari a 4 terzi, siete d'accordo? Che è pari a 4 terzi. E quindi è uguale a PL mezzi. Giusto? Ma questo già lo sapevate. Questo è D. Quindi questo possiamo toglierlo. Perché il vostro problema era questo. Vedete che se KR va all'infinito avete qui un incastro e quindi ritrovate il 3 ottavi più per L. Se KR va a 0 non c'è la molla e quindi ottenete una trave appoggiata. Ed è chiaro che il carico si ripartisce a metà. E queste sono delle verifiche intuitive di questi risultati che vanno sempre fatte. Domande?
vedete, dal fatto che non c'è una molla, al fatto che c'è una molla cambia di questo ottavo TL per quanto riguarda l'incastro, per quanto riguarda la forza verso l'alto. Qui passa da 3 ottavi a 4 ottavi, qui viceversa, la somma deve fare 1, no? Quindi passerà da 5 ottavi a 4 ottavi. Facciamo, che ore sono? Il mezzogiorno è 41. Quindi possiamo fare adesso un'altra cosa che invece possiamo fare sempre su questo esercizio è la seguente. Perché qui potete anche mettere un incastro come prima, cioè con KR che va all'infinito, però mentre con una molla rotazionale consideriamo un cedimento elastico, quindi un cedimento in questo terreno qui, tale che quando togliete le forze esterne viene ripristinata la situazione iniziale, ad un cedimento plastico, magari questo lo fa rotare così, quindi un cedimento plastico si viene modellizzato in questo modo, viene disegnato in questo modo. Se il cedimento è plastico dovete inserire la rotazione residua, cioè di quanto ruota la struttura senza di quanto ruota questa struttura. È una rotazione imposta. Non questa struttura, questa è la sezione che insiste su questo incastro. Ancora una volta il problema 0 e il problema 1 rimangono gli stessi, nonché il problema iniziale, almeno dal punto di vista di schema di corpo libero. Quello che cambia è il lavoro delle forze esterne. Quindi mi ridite per l'ennesima volta, però già direttamente con il risultato il lavoro delle forze interne. KM più 8L cubo fratto 24 KM. Fratto 24? KM. Ah, ok, quindi questo 24. E moltiplico per D. Quindi più D volte sotto 24 KM, sopra abbiamo 3PL alla quarta più D volte. D volte e PL, 8PL cubo. 8PL al cubo. E questo è il lavoro delle forze interne. Il lavoro delle forze esterne cambia un pochino. Perché? Perché a questo punto il lavoro delle forze esterne, questo qua è il lavoro delle forze esterne, che è uguale, sempre la stessa cosa, il momento del problema 1 che è pari a meno L per la rotazione del problema iniziale. A mentre prima la rotazione andava calcolata con l'equazione costitutiva della molla rotazionale, adesso la rotazione è data. E quanto vale questa rotazione? Com'è? Terra segnato. In realtà non vale terra segnato, ma vale quasi terra segnato, anche se è completamente opposto. L'opposto di terra segnato, no? È meno terra segnato perché è un cedimento da questa parte. E quindi più L terra segnato. E quindi vedete che D cambia un pochino, eh? Cioè il 93 più alle 4 davanti a questo 3, eh? D'altra parte, se il lavoro delle forze esterne è 0, sì, se il lavoro delle forze esterne è 0, D deve valere 3 PL ottavi, quindi qua c'è il secondo. E come cambia qui questo?
questo D, beh, basterà togliere qui i risultati intermedi. Possiamo ad esempio moltiplicare per 24KM, 24KM, e questo sotto se ne va. E quindi la D nel caso del cedimento a che cosa uguale? La D nel caso del cedimento è uguale a 24 può essere sì. Lavori, il lavoro con le forze interne è, non c'è la più, è D ottavi L cubo, è D per 8 L cubo. Sì. Non c'è la P? No. Che vada quella che posso. Qui è proprio lo stesso motivo. Deve valere 3 ottavi in verelle. A volte uno parla però non ragiona. Quello che ho fatto io, no? Ho detto, ecco. E infatti doveva essere, se, se la volta fosse esterna valeva 0, ho detto D deve valere 3 ottavi in verelle. Poi ho fatto finta di guardare, perché se avessi guardato effettivamente mi sarei accorto. Quindi abbiamo 24 LKM per teta quadrato più 3D per L alla quarta diviso 8 L al cubo. Vedete che qua possiamo togliere una L, quindi questo rimane L alla seconda, questo diventa L al cubo e questa L non c'è. Allora, prima considerazione, osservate che nel caso in cui non c'è l'incastro, D non dipende da Kn. Nel caso in cui c'è una cerniera, ancora una volta D non dipende da Km, che passiamo da 3 ottavi a un mezzo, questa, per quanto riguarda questo, questa, la D, cioè la reazione del carrello. Quindi se mettiamo una molla, la D vale questo, quindi dipende non solo dalla rigidezza della molla ma anche dalla rigidezza della trave, e se c'è un cedimento naturalmente non dipende dalla rigidezza della molla perché non c'è una molla, ma dipende da anche dipende non solo dalla rotazione imposta ma anche dalla rigidezza della trave Kn. Osserviamo ancora una volta che se teta barrato è 0, D vale 3 ottavi di per L, però se abbiamo un cedimento, D aumenta. Qui c'è un perché vedete che se noi qui cediamo, se qui cede questo vincolo, è chiaro che questa la forza che reagisce qui deve essere un po' più grande perché tutta la trave tende a ruotare. Se cede questa sezione vuol dire che tutte le altre tendono a cedere, a ruotare, e quindi è chiaro che qui aumenta però qui diminuisce. È chiaro che se qui aumenta qui diminuisce perché il bilancio delle forze deve essere sempre lo stesso. Ma infatti deve diminuire perché altrimenti quando in un punto avviene una rottura, la rottura fa tendere sempre la struttura al minimo dell'energia, quindi tende a reagire meno, altrimenti non si romperebbe. Questo perché abbiamo messo una teta barrato proprio nel verso intuitivo di una ipotetica rottura. Se teta barrato è dall'altra parte, cambia segno. Vabbè.
però se teta barrato è nel verso di un'ipotetica rottura, il vincolo qui è più rilassato, deve essere più rilassato, altrimenti non avrebbe motivo di rompersi, si romperebbe dall'altra parte. Ma detto questo, che è una considerazione, se volete, di natura estremamente generale, questo risultato vi dà quantitativamente una nozione intuitiva che potete vedere semplicemente vedendo un disegno. Vi ricordo inoltre che considerando la validità del principio di sovrapposizione degli effetti, non potete considerare grandi spostamenti e grandi deformazioni, quindi anche questo teta barrato deve essere sufficientemente piccolo per dare validità a questi risultati. Se non ci sono domande, faccio un altro esercizio, un pochino più complicato, proviamo più velocemente. Facciamo questo esercizio qui. Facciamolo però con due travi, quindi facciamo. Questo esercizio l'avevamo svolto considerando al posto di una cerniera un carrello, se non sbaglio. E quindi come potete affrontare questo esercizio? Come abbiamo detto, si riscrive la struttura, si riscrivono le forze esterne, considerando che questo vale L e questo vale L, questo angolo è 45 gradi e di conseguenza i carichi distribuiti possono essere sintetizzati con un P mezzi e un P mezzi, ricordate? Però ai fini del calcolo delle reazioni vincolari vi conviene mantenere questa dicitura P e poi si sostituiscono ai vincoli le reazioni vincolari erogabili, quindi A, B, C, qui c'è un incastro all'interno, quindi avete D, E, quindi E e D, e poi qui avete F e G. Volete andarvi a rivedere se fate il bilancio delle forze e dei momenti di queste due parti, troverete che il problema ammette infinito lavoro soluzioni. Ora, se nel vostro quaderno c'è la soluzione con quella di quella stessa struttura, con al posto della cerniera un carrello a retta di scorrimento orizzontale, se volete utilizzare quella soluzione come problema zero senza rifarvi i conti, potete utilizzare come parametro, come incognita iperstatica,
quella cioè che prima avevamo chiamato D. Adesso questa è la nuova incognita vettoriale, se volete utilizzare quei risultati come problema 0, potete utilizzare la G come incognita vettoriale. Perché in questo modo questo è il vostro problema iniziale. Questo problema iniziale lo potete scomporre in un problema 0 più G volte il problema 1, dove il problema 0 è quello con G uguale a 0, ovvero usate F uguale a 0. L'incognita statica che state annullando perché il vostro carrello era scorrimento orizzontale? Era verticale? Allora era G. Voi avevate un carrello a retta di scorrimento verticale e quindi se volete utilizzare quello come problema 0 dovete considerare G come incognita statica. E il problema 1 è quello in cui le forze esterne sono 0 e G vale 1. A questo punto il problema 0 e il problema 1 sono risolti. Il problema 0 è già risolto precedentemente, il problema 1 lo risolvete e ottenete i diagrammi del problema 0 che già avete e quelli del problema 1. Quindi ottenete le n, le t e le m dei due problemi e potete quindi andare a fare il calcolo del principio della operazione virtuale. Ora, prima di andare avanti, però c'è da fare una considerazione. E cioè quella sulla scelta dell'incognita statica. Come vi ho proposto di procedere in questo modo, cioè quello di dire riscrivo la struttura, scrivo le forze esterne, sostituisco i vincoli, le reazioni vincolari erogabili, e poi faccio il bilancio delle forze e dei momenti di ciascuna struttura e vado a vedere la soluzione. Magari a seconda del metodo di calcolo che utilizzate vi può venire una incognita statica diversa magari da quella che volevate ottenere. Qui ad esempio volevate ottenere con l'incognita statica la G, magari viene un'altra variabile. Naturalmente la cosa è lecita, quindi o forzate il vostro sistema di calcolo in modo tale da avere come incognita statica la G, oppure se volete imporre, ma questo forzare l'incognita statica ad una variabile che già scelta da voi può comportare che cosa? Può comportare che la struttura non vi si bilancia più. Quale sarebbe il motivo di questa impossibilità? Beh, il motivo sta nel fatto che a volte succede che l'incognita statica che avete scelto è quella che vi rende il problema 0 labile. Se scegliete un'incognita statica a priori, dovete stare attenti a scegliere questa incognita opportunamente, ovvero a scegliere questa incognita in modo tale che il problema 0 non sia labile, ma rimanga isostatico. Ad esempio, qui, se io invece di scrivere FG in questo modo avessi scelto FG, magari F' e G' in questo modo, vi sfido per la prossima volta a fare il conto considerando l'incognita statica pari a G'. Sì, pari a G'.
Se considerate l'incognita iperstatica pari a G', troverete che il posto problema 0 è labile, non riuscite a risolverlo. Perché? Perché se considerate come incognita iperstatica G', automaticamente questa cerniera diventa un carrello a retta di scorrimento obliqua, che vi consente la rotazione di questa struttura, di questa parte di struttura, di questa parte, intorno a questo punto. Vi ricordate quello che abbiamo fatto nella classificazione cinematica, dinamica e sintetica, e questo lo potete riproporre. Quindi, scegliere a priori l'incognita iperstatica ha questo svantaggio: se la scegliete a priori dovete preventivamente assicurarvi che il problema zero che ne risulta sia isostatico. Se invece ve ne fregate di questo, la scelta dell'incognita iperstatica non è prioritaria per i vostri conti, potete scrivere le vostre incognite, le vostre reazioni vincolari così come viene, e poi andarsi a fare il bilancio delle forze e dei momenti di ciascuna delle due strutture, e normalmente e naturalmente verrà fuori una certa soluzione. Verrà fuori una soluzione del problema iniziale in termini di una certa incognita, e quell'incognita sarà automaticamente un'incognita giusta. È un'incognita per la quale se la togliete, il problema che ne risulta, cioè il problema zero, risulta assolutamente integrabile e isostatico. Quindi questa cosa vi può essere... è una considerazione che va fatta. A questo punto che cosa ci rimane? Va bene, se abbiamo che f e g l'avete scelti com'era? Così, la g era l'incognita, sì. Che cosa succede? Succede che il problema 1 come vi viene? Problema 1 è questo. È quello in cui togliete i carichi esterni e mettete al posto dell'incognita iperstatica un 1. Quindi come si bilancia questo? Questo si bilancia in questo modo. 1 fate i conti, questo viene con l'incognita iperstatica g pari a 1, e quindi potete anche andare a scrivere i diagrammi, e quindi la n1 è fatta così, meno 1 sempre meno, però un po' più grande, e questo vale radice di 2, la T1 sempre costante più e vale 1. Qui quanto vale la T? 0. E se vedete qua, questo 1 lo potete anche scrivere qua sopra per comodità. Vedete che la somma vettoriale di queste due forze fa una forza nella direzione dell'asse, pari proprio alla radice di 2. Ma è chiaro che nella direzione trasversale non c'è forza, e quindi T è 0. E di conseguenza il momento
è pari a questo diagramma. Il taglio è costante, il momento è lineare con le pretese rivolte verso il basso, t qua è 0, se t è 0 m è costante, ma la m è 0 perché in un punto qui è 0 e quindi se è costante è 0 dappertutto. Questo è interessante perché quando vi viene un diagramma di questo tipo e sapete che l'equazione e sapete che la trave è indeformabile al taglio, quando andate a scrivere il lavoro delle forze esterne uguale al lavoro delle forze interne, oltre a dire che chiaramente il lavoro delle forze esterne è nullo perché stante la vostra lo schema della vostra struttura, queste due forze non fanno lavoro perché c'è una cerniera. Queste due forze possono fare lavoro perché c'è una cerniera, è vero che c'è una cerniera, ma c'è una cerniera interna, ma queste due forze fanno un lavoro esattamente opposto perché non c'è nessun cedimento di questa cerniera interna, quindi queste quattro forze non fanno lavoro. Questa forza non fa lavoro, questa forza non fa lavoro e questa coppia non fa lavoro e quindi c'è un incastro. Di conseguenza il lavoro delle forze esterne è certamente nullo, ma il lavoro delle forze interne è dato da una parte in n e da una parte in t e una parte in m, però la parte in t non c'è perché la trave è deformabile al taglio. Se considerate anche una trave puramente flessibile o inestensibile, anche la n1 non c'è, perché se non ci sono incrementi di temperatura, ricordate che la lavoro delle forze interne qui come vi verrà integrale sulla struttura di n1 che moltiplica, diciamo, alfa t più m0 più g n1 diviso kn, più la parte in t1 non c'è, più m1 che moltiplica m0 più g m1 diviso kn. Vedete che se non c'è incremento di temperatura, Kn vale infinito, questa qui non c'è. La parte al taglio l'abbiamo tolta e della parte al momento la componente obliqua non c'è più. E quindi è semplicemente l'unica cosa che vi rimane è un integrale, a questo punto soltanto sulla parte orizzontale, integrale tra 0 e L di questa struttura qua, dove m1, se considerate questa scissa curvilinea, m1 vale s semplicemente e m0 sarà quello che abbiamo fatto nell'altro problema, che però è facilmente ricavabile anche da capo perché dovete lo facciamo subito, e quindi semplicemente dovete integrare questa cosa per trovarvi l'incognita prestatica g. Quindi anche gli esercizi che possono essere complicati, con qualche accorgimento si possono semplificare molto. Ad esempio, quanto vale m0? Che ne sono? Sono 5 minuti? Sì. Vedete, m0, la vostra struttura era questa. Se il... per trovare m0 potete considerare il problema 0, ma il problema 0 si può scrivere anche così. Ma come si bilancia questa struttura? Qua avete la P, questo incastro, questa cerniera non reagisce verticalmente, quindi tutta la forza viene presa qua, PL. Quindi come momento abbiamo soltanto un PL quadro mezzi da bilanciare e quindi avete una cosa di questo tipo, PL mezzi e PL mezzi, quindi da questa parte avrete un PL per così
un PL mezzi per così, e quindi qui avete un PL mezzi. Se qui c'è PL, qui non c'è reazione verticale, e c'è un 3 mezzi PL quadro rivolto per così, 3 mezzi PL al quadrato. E quindi la M1 si vede direttamente da qui, perché da qui che cosa ottenete? Ottenete che se prendete questa scissa curvilinea, la T1 è pari a che cosa? In 0 vale PL, e poi dovete fare meno P per S. E quindi la M1, a parte il segno lo vediamo dopo, scusate, la T0 vale questo, a parte il segno. La M0, a parte il segno, sarà l'integrale di questo, e quindi varrà un PLS meno un mezzo P per S al quadrato, a parte il segno. E in 0 vale 0, giustamente, in in L, no, quello vale 3 mezzi, come è possibile? Ah, scusate, no, PL meno PS da T0, quindi in 0 vale PL, in L vale 0. Quando vado ad integrare ho questo meno questo. Ah, scusate, no, guardate, se questo è PL, qua ho un 2 PL. Non mi state a sentire? Se qua c'è PL, qua c'è un carico distribuito, da questa parte la T non è 0. Qui avete 2 PL. Di conseguenza questa T0 è col più, quindi anche qui c'è il più, a parte il segno, ma un segno che va su tutti e due, e quindi giustamente in L qui avete L quadro più un mezzo L quadro, tre mezzi L quadro, come questo. E quindi il vostro integrale sarà, se M1 vale S, M0 vale questo. E le fibre tese come saranno? Vedete che qui le fibre tese stanno tutte sopra, qui le fibre tese stanno tutte sotto, e quindi dovete scrivere, avere questo, o dite che questo è lo, che M0 è l'opposto di questo, oppure dite che M1 invece che S è uguale a meno S, e quindi fate questo integrale se molto semplice, che di cui somma di polinomi. Ancora una volta potete vedere che Km è l'incognita di questa riga G, non dipende da Km. Quindi almeno dal punto di vista di reazioni vincolari, di qualsiasi materiale lo fate, questa struttura, vi viene lo stesso risultato. Vi viene lo stesso risultato in termini di reazioni vincolari. È chiaro che gli spostamenti saranno diversi, però in termini di reazioni vincolari, questa struttura, così come tutte le strutture isostatiche, a livello di reazione vincolare non dipende dal materiale scelto. E la cosa è anche non molto intuitiva. Uno prende una struttura, la fa di legno, ha delle reazioni vincolari, la fa di un altro materiale e ha le stesse reazioni vincolari. Questo succede in tutte le strutture isostatiche e in alcune strutture iperstatiche, così come questa. Chiaro che questa equivalenza è fatta soltanto per le reazioni vincolari, ma non sugli spostamenti, perché gli spostamenti invece dipendono dal materiale, così come abbiamo visto nel metodo degli spostamenti. E ci sono domande? Polinomi, diciamo, in L l'abbiamo eliminato perché Kn vale infinito? Sì, se Kn vale infinito, ovvero se la struttura è puramente flessibile o inestensibile, altrimenti dobbiamo aggiungere questa cosa.